Do il benvenuto al sindaco di Forcisicolo, dottor Bruno Parisi, e al suo vice, nonché assessore al bilancio, avvocato Francesco Rigano. Sindaco Parisi, partiamo con lei. A distanza di qualche anno, ritorna a sedere sul nostro divano. Da qui, nell'inverno del 2007, lei ufficializzò la sua candidatura a sindaco. Da qui, ci ha rilasciato numerose interviste. Da qui, questa sera, parleremo degli scenari che potrebbero, delinearsi in vista delle elezioni comunali previste per la primavera prossima. Ieri Rigano ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha fatto intendere che potrebbe partecipare alle prossime amministrative con un ruolo da protagonista e nell'intenzione dell'avvocato rinnovare una dirigenza politica. Anche lei, secondo recenti dichiarazioni, sarebbe sullo stesso avviso, è così? Sì, siamo assolutamente d'accordo. Io da qualche anno dico che è necessario per il nostro paese, nell'interesse del nostro paese, avere delle persone nuove che possano interessarsi della cosa pubblica. Ritengo comunque che in questi anni lo sforzo che è stato fatto dal sottoscritto e da tutti gli assessori che hanno fatto parte della giunta, sia Francesco Di Bella, Ciccio Foti e tutti, voglio dimenticare nessuno, hanno dato un contributo assolutamente valido a che il paese migliorasse. Con questo non voglio dire che Furci è diventato quello che tutti ci aspettavamo che diventasse, però la mia sintesi amministrativa mi fa essere diciamo ottimista, perché in fin dei conti abbiamo quasi risanato, nonostante il problema, una situazione economica un po' difficile. Ma tutte le amministrazioni che succedono a una vecchia amministrazione hanno difficoltà, perché è chiaro che oggi come oggi è molto molto difficile amministrare, quindi bisogna farlo con un spirito di sacrificio, col cuore e essere sempre presenti, perché non si può amministrare un piccolo paese stando seduti oppure stando a casa e magari andando a firmare qualche atto per mezz'oretta al giorno. Io ho avuto la fortuna, ripeto, di aver avuto delle persone che si sono sacrificate, e a tal proposito voglio pure ricordare che questa amministrazione dal 2008 purtroppo abbiamo avuto un consiglio avversario che per un anno e mezzo ci ha impedito di governare. L'abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo circa, 2 anni, 2 anni e mezzo abbiamo amministrato, credo benino. Certo, tutto è migliorabile. Qualunque cosa, io posso fare un elenco di cose che presto poi in ogni caso faremo una sintesi, che abbiamo fatto, molte persone non lo sanno, ma è giusto che poi lo sappiano, e credo comunque che una nuova linfa può dare a Furci quello che effettivamente può farlo diventare il più bel paese della zona. Lei, sindaco, nelle settimane scorse ci dichiarò che era pronto a non ricandidarsi per dare spazio a un processo di rinnovamento della classe politica furcese, invitando anche i giovani ad essere partecipi e protagonisti del futuro di questa cittadina. Un passo indietro che avrebbe compiuto solo se anche l'ex sindaco Sebastiano Foti avesse rinunciato alla candidatura come primo cittadino. Se diamo per scontato che lei appoggerà il suo vice sindaco, ci chiediamo se ha cambiato idea oppure si lascerà comunque una porta aperta per una sua possibile ricandidatura. Ma io francamente il discorso di fare il sindaco, per quanto mi riguarda, non era il sogno della mia vita. Per cui mi hanno cercato per farlo e l'ho fatto. Ho sempre detto da un anno e mezzo che la mia ricandidatura non era certa, non è certa. Diciamo che un'altissima percentuale non ho più interesse a ricandidarmi, vediamo di chiarirci, però dico, come Francesco che è qua presente sicuramente può continuare la nostra attività amministrativa che noi abbiamo fatto, però il sottoscritto non può precludere a nessun altro la possibilità eventuale, in conseguenza della mia non candidatura, non posso io chiudere come dire, le aspettative di qualcun altro. Per me vanno benissimo, io ho avuto modo di conoscerli. Ci sono tutta una serie di giovani furcesi che potrebbero sicuramente sostituire me e tanti altri. Il tempo ancora l'abbiamo, io non so se si voterà ad aprile, ma ci sarà il modo di riunirci, di decidere, anche perché le decisioni dell'eventuale successore, io non sono il re che decide Francesco, Ninuccia, Carmelo, o chiunque altro.
Io modestamente non credo di avere questa, come definirla, presunzione, non mi interessa. Decideranno loro poi chi dovrà essere eventualmente sostituto nel momento in cui deciderò definitivamente di non candidarmi. Per quanto concerne il discorso dei vari ex amministratori, ad un certo punto ho sempre detto che avrei fatto un passo indietro se l'avesse fatto anche qualche altro, ma a sto punto proprio non me ne frega nulla. Ognuno dovrebbe rendersi, come dire, autonomo e decidere autonomamente da farsi. Credo che sarebbe pure necessario che qualcuno faccia una riflessione, una sana riflessione, e trarre delle conclusioni dalle proprie attività amministrative. Io ritengo che ognuno di noi ha una sana mente, per cui dovrebbe dire: ma guarda, forse è il caso di lasciare spazio agli altri. Voglio solo ricordare, per quanto riguarda la mia futura candidatura o non candidatura, quello che sarà, che è un ricordo calcistico, decisi io di smettere di giocare a calcio a 27 anni, nel pieno della forza fisica per continuare. Molti dicono che giocavo discretamente, ma quando decisi di ritirarmi, l'ho deciso per tanti motivi, perché dovevo fare il medico, non potevo fare più il calciatore, mi ritirai tranquillamente. Dopo scenari futuri è bene ritornare a parlare delle questioni dei giorni nostri. Mancano ormai pochi mesi alla scadenza del suo mandato e già a breve sarà tempo di bilanci, di tirare insomma le somme su ciò che è stato fatto e su quello che non si è riusciti a fare. Sindaco, una breve sintesi del lavoro fin qui svolto dalla sua amministrazione che 4 anni fa prese le redini di un paese a rischio default. Sì, credo che il maggiore merito dell'avvocato Rigono, che qua con me, che è l'assessore alle finanze, può meglio di me delucidare tutti gli sforzi che noi abbiamo fatto. Siamo sempre riusciti a pagare gli stipendi ai nostri dipendenti, ed è non è una cosa semplice, che parliamo di un centinaio di persone, sono circa 200, 210 mila euro mensili, se non mi sbaglio, che noi 180. 180 mila euro al mese di stipendi. Abbiamo risanato un pochino le casse, abbiamo preso degli evasori, abbiamo fatto una manutenzione quotidiana, abbiamo cambiato pompe di sollevamento, l'acqua non è mancata, la fogna a mare non è scesa perché abbiamo ricambiato quelle pompe di altre pompe per la fogna, cioè abbiamo sistemato delle piazze, abbiamo ripulito un pochino il paese, il centro diurno è finalmente un centro dove si può andare veramente a fare delle conferenze e entrare in un posto pulito, abbiamo rifatto piazza Grotte. Abbiamo rifatto la piazza Sant'Antonio, stiamo sistemando quel rischio che c'era alla Madonna delle Grazie, tra breve ci consegneranno i lavori. Abbiamo sistemato un pochino il campo di calcio, il campo di tennis l'abbiamo rimesso in funzione, tra breve siamo pronti per la gara, per la palestra. Certo, abbiamo fatto delle cose a mio giudizio importanti, ma quello che ci eravamo prefissi di fare, che comunque i progetti sono pronti e speriamo che presto avremo modo di portarli a compimento. C'è un museo del mare che abbiamo previsto sotto la villa comunale all'interno, l'asse di circuitazione che abbiamo chiesto i soldi per realizzarla e non ci sono, non abbiamo ancora grandi, come dire, facilità di realizzazione. Quella sarebbe una cosa importantissima che ci consentirebbe finalmente di sbloccare il traffico alla nazionale. Avevamo come un altro sogno importante, ma è chiaro che non tutto lo possiamo realizzare, però tra le cose che sicuramente avremo la possibilità di fare, non so, in questi 4 mesi, in qualche anno, c'è il famoso discorso dell'acquedotto esterno, dove siamo stati inseriti in un gruppo di paesi che al 90% avremo un contributo per sistemare quel famosissimo acquedotto che porterà acqua a Buonaffurci. Se non sarà fatto in questa legislatura, nella prossima avremo notizie certe dalla Regione Sicilia. Abbiamo fatto tante cose, certo, qualcuno dirà, qualche Filippo del giorno dirà, io ogni tanto leggo qualche sito locale, per fortuna mia non sono un esperto di, come si chiama, non ho il mio blog, come si chiama, non mi ricordo, comunque quelle Twitter eccetera eccetera, però leggendo ogni tanto qualche commento di qualche, ultimamente abbiamo avuto una piccola polemica con un sito locale, perché io modestamente credo
credo di non essere presuntuoso, qualche difetto sicuro ce l'ho, però quando mi vengono a fare delle accuse anche pesanti, perché ho notato che certi soggetti, nascondendosi dietro all'anonimato, si permettono di dire delle cose che io personalmente non consento. E allora, io, come ho detto l'altro giorno a qualcuno, la porta della mia stanza da 4 anni, tutti i giorni, è aperta per qualunque persona viene a protestare, a segnalare delle cose. A me, che qualche vigliacco lo faccia, con dei siti che gli consentono nell'anonimato di dileggiare la mia persona, non glielo permetto. E allora invito questi signori, questi vigliacconi, questi poveretti, se hanno dei risentimenti nei miei confronti, di non sfruttare questi strumenti che gli consentono di fare delle accuse gratuite. Per qualunque argomento io sono sempre disposto a discuterlo con chiunque, sempre dove voglio, non solo nel municipio, ma anche fuori. Quindi invito questi signori a smetterla, perché francamente danno fastidio, anche perché la mia coscienza è perfettamente a posto. Quindi gradirei meno vigliaccheria. Sindaco, per concludere con lei, se decidesse di non ricandidarsi, a suo avviso in quali condizioni lascerà il paese a chi verrà dopo di lei? Ma credo sufficientemente nelle condizioni di potersi ulteriormente migliorare. Assessore Rigono, questa per lei è la sua prima esperienza politica. Nel 2008 ha aderito alla lista Furci Libera, dove si è dimostrato un abile stratega e prezioso consigliere. Politicamente si colloca nell'UDC di Ferdinando Casini, una scelta che condivide con il suo grande amico e supporter, il consigliere provinciale Matteo Francilia. Dopo le dimissioni del professor Ciccino Di Bella, vice sindaco e assessore al bilancio, il sindaco Parisi le affidò anche quel settore ritenuto di vitale importanza per il buon funzionamento di un ente, un incarico di grande responsabilità che lei sta svolgendo con profitto, anche a detta dei suoi avversari che le riconoscono dedizione e professionalità. Lei recentemente ha dichiarato: credo che sia giunto il momento di creare un'alternativa a ciò che è stato l'andazzo politico degli ultimi 20 anni. Perché avverte la necessità di questo cambiamento? Ma intanto volevo precisare sulla questione dell'appartenenza politica. Io non mi sento di appartenere all'UDC di Casini, ma all'UDC di Matteo Francilia. Con questo per dire che per me non contano tanto i partiti, ma quanto le persone che fanno parte di un contesto in cui si lavora in un certo modo e si cerca di programmare e fare delle cose positive. Per cui, al di là della battuta, chiaramente non ci sono riferimenti politici nelle discussioni che si fanno, ma sono soprattutto riferimenti dettati dal fatto di collaborare con delle persone sicuramente valide. Per quanto riguarda le dichiarazioni sul fatto che ritengo che sia opportuno un rinnovamento, voglio precisare che ovviamente io faccio parte di un'amministrazione che è l'amministrazione Parisi da quasi 5 anni ormai, e colgo l'occasione per ovviamente ringraziare il sindaco Parisi che mi ha dato la fiducia di poter fare il suo assessore, ultimamente anche il vice sindaco, e questo mi ha consentito evidentemente di acquisire una esperienza che altrimenti non avrei potuto mai acquisire, e di questo ovviamente non posso che ringraziarlo. Ovviamente appunto l'esperienza acquisita mi ha fatto maturare la consapevolezza che è giunto il momento che la classe politica dirigente effettivamente venga rinnovata, perché ci troviamo di fronte da una ventina d'anni ad avere comunque all'interno delle strutture apicali delle amministrazioni delle figure che si alternano, ma non c'è stato mai un rinnovamento totale, e probabilmente il tempo ormai è maturo perché si possa parlare di rinnovamento, considerando anche quelle che sono le condizioni storiche in cui ci troviamo. Per cui è chiaro che oggi si presenta più che mai la necessità di effettuare una vera e propria rivoluzione di coscienze. Questo rinnovamento deve essere un rinnovamento che coinvolga, a mio giudizio, tutta la società civile,
nell'interpretare quello che è il ruolo da un lato di amministratore, ma dall'altro anche di cittadino. E quindi io, prima di essere amministratore, sono un cittadino, e mettendomi nei panni dei cittadini ritengo opportuno che appunto tutti siano coinvolti in un'azione di rinnovamento che possa portare evidentemente a ottenere dei risultati migliori rispetto a quelli che senza dubbio sono stati raggiunti. Ora, vorrei anche precisare ovviamente che questa esigenza di impegnarmi ancora all'interno di un'amministrazione, dico, è un'esigenza che non nasce dalla necessità di rivestire per forza un ruolo all'interno di un ente. Questo perché non ritengo che sia necessario avere un legame con una poltrona per poter dare dei risultati. La cosa invece che mi spinge è quella di poter investire le potenzialità di ognuno di noi, di investire le nostre capacità, il nostro tempo, la nostra voglia, per poter riuscire a fare un passo in avanti rispetto a quello che è una gestione degli enti pubblici che risulta appiattita ormai da troppo parecchio tempo. Quindi sicuramente non condivido il fatto che ci si possa ancora discutere sulla candidatura personaggi politici che hanno fatto la storia di Furci, in senso positivo o negativo che sia, ma comunque di storia si tratta, e quindi non ritengo, e questa è una cosa che ho già dichiarato, che si possa continuare a discutere del confronto tra il Parisi, il Balletta, il Foti di turno, perché credo che la popolazione di Furci non abbia bisogno di poter stabilire attraverso il proprio voto quella che è la supremazia dell'uno rispetto all'altro, in un'ottica di far valere appunto una propria posizione in funzione di diatribe personali che riguardano i singoli soggetti. Ma credo invece che Furci, ecco appunto ancora una volta il discorso del rinnovamento, abbia bisogno di un sindaco che sia sindaco di tutti i cittadini furcesi e che non appartenga, e quindi in questo senso sia distinto tra un gruppo di Parisi o un gruppo di Balletta o un gruppo del dottore Foti. Quindi il rinnovamento per me passa principalmente attraverso una modifica a quella che è la concezione di interpretare il voto di una comunità. Questo non significa, per rispondere alla sua domanda, che io debba necessariamente candidarmi in prima persona. Io posso dire di essere a disposizione di della collettività, ma il punto focale non è questo. Il punto focale invece, secondo me, è quello di iniziare un processo di rinnovamento che possa coinvolgere appunto tutta la società civile e quindi superare quello che è stato un complesso evolversi storico degli ultimi 20 anni di politica furcese. Bene, con questo è tutto. Ringraziamo il sindaco di Furcesicolo, dottor Bruno Parisi, e l'avvocato, nonché assessore, Francesco Rigano.